Buongiorno! Questo vlog inizia un po' tardino, sì, che sono, beh, neanche tanto perché sono le 9:47. Ho mangiato la lavatrice, scusate per il rimbombo adesso, ma sono in camerino quindi. Ok, manca ancora sì, un euro, addio. Un'ora e 25 e poi tendo la lavatrice e poi penso che posso andare al lavoro. Comunque, ci tenevo a chiedervi, ora non so se alcuni di voi hanno lo stesso problema, però praticamente. Allora, noi abbiamo il climatizzatore, appunto, però delle volte lo fa e delle volte no. Praticamente se è acceso, ma anche da spento lo fa tipo trrrr, quindi non so che cos'è. Abbiamo tolto la mascherina che c'è qua sopra, praticamente, in sostanza, l'abbiamo pulita e nonostante quello lo fa sempre, quindi non so il perché, quindi se qualcuno di voi sapesse cioè avesse lo stesso problema, me lo faccia sapere, almeno così vediamo un po' come. Poi riguardante praticamente sempre lo split, l'amministratrice di condominio ci ha detto che praticamente dobbiamo spostare questo qua, metterlo dietro e praticamente lo split, spostarlo e metterlo sopra la porta. Qua. Infatti c'è già, ora è bianco però, praticamente qua. Praticamente a noi ci andrebbe bene perché se noi stiamo sul divano appunto con lo split qui ci arriva troppo getto dell'aria condizionata, quindi dopo un po' ci fa freddo. Quindi se da qua lo sistemo qui sarebbe meglio, però lì mi arriva anche nella camera qua, anche tutto qua dietro l'aria condizionata. Se lo metto qui magari mi arriva più difficile. Però adesso vediamo un pochino. Poi l'altro problema che vi dicevo, ora non si sentirà perché comunque c'è la finestra aperta, però praticamente il water, praticamente vediamo se riesco a farvelo sentire. Praticamente viene da qui dentro, che non so cosa sia. Se mi fa tipo goccioline. Se qualcuno di voi sapesse anche qui che cosa, tanto sicuramente chiameremo l'idraulico perché se è appunto una questione di water ci so per chiamarlo. Ora vediamo un attimino se il mio babbo riesce a farmelo appunto lui bene, se no adesso vediamo un po'. Comunque, in caricamento c'è un vlog, appunto, questo qua, vabbè tanto poi comunque quando, qua, sì, quando, oh Maria, stamani sono proprio tarata, quando uscirà questo video sicuramente voi avete già visto il vlog praticamente. E nel frattempo ho già montato anche un altro vlog, adesso è in esportazione praticamente, sì, manca ancora un bel po'. Ho già registrato anche un video haul, poi lo dovrò montare. Comunque il vlog che sta uscendo adesso è di venerdì. Scusate se non l'ho caricato prima, ma non ho avuto tempo questi giorni anche di montare, cioè era già montato, però non ho avuto tempo per caricarlo fra il lavoro, commissione, una cosa o un'altra, appunto non ho avuto tempo. Ieri sera mi sono letteralmente, me la sono fatta addosso, ma perché?
Allora, io la strada di casa, questa qui per venire a casa nuova, l'ho fatta di sera, ma mai con la pioggia. Ieri sera veniva giù il mondo, veramente veniva giù il mondo. Infatti me la sono un po' fatta addosso, però non tantissimo alla fine, perché comunque l'avevo già fatta di sera. Quindi, bene o male, c'ero un po' abituata. Questa povera piantina già si sta seccando tutta, perché non mette a fuoco, vabbè. Così sì, ma così no. Oh, vabbè. Povera piantina. Ieri dal lavoro ho preso anche questa scatola, perché praticamente non so come sistemare tutti i trucchi. Non ho tantissimo spazio nel cassetto, quindi devo trovare un modo appunto per sistemarle. Adesso vediamo un po', comunque non vedo l'ora che abbia finito la lavatrice, perché almeno si posso uscire di casa. Io devo stare in casa, veramente. Da quando ho iniziato a lavorare, cioè quindi 4 anni fa, quasi 5 anni fa praticamente, ad aprile sono 5 anni, sono sempre indaffarata. Quindi non ferma io non riesco a stare. Gente nel frattempo mi guarda, penserà che io sono tutta svalvolata. Comunque parlo con la videocamera, però d'altronde, voglio fare un vlog. Comunque, ieri parlando con mia mamma, praticamente io volevo la macchina fotografica praticamente della o Canon o Nikon o Walson, quelle tutte professionali, e appunto avevo chiesto a mia mamma quanto l'avesse pagata la sua, e gli ho chiesto se per Natale me la regalano, così in modo che il prossimo anno in estate andiamo in montagna, almeno faccio tantissime foto. Comunque adesso vediamo, perché proprio non ne ho idea. Si vuole andare anche in Sardegna, comunque adesso vediamo. Martedì sera, se non mi sbaglio, mi pare, a cena sono venuti i miei genitori. Volevo fare la pasta in casa, solo che non avevo tantissimo tempo. Comunque ho sormatino di carote, appunto quello che vi dicevo anche in un altro video. Se volete la videoricetta fatemelo sapere, io comunque ve la registro lo stesso. Poi abbiamo fatto, cioè abbiamo, ho fatto il pesto tra virgolette, perché non era proprio il pesto col basilico, ma era il pesto con le zucchine, buonissimo lo stesso, perché praticamente io non mangio tantissime verdure, allora quindi per mangiarle devo trovare sempre qualche modo. Certo, se le mangio tutte, quello tipo insalata, cetriolo, queste cose, cetriolo proprio zero, non se ne parla neanche, nella mia pancia non ci va neanche un cetriolo. L'insalata da quel po' di tempo ho iniziato a mangiarla, ma prima proprio anche quella zero. Gli spinaci li mangio, zucchine, piselli, pomodoro, carote, insomma tutta la verdura a parte il cetriolo e la bietola, un po' parole. Comunque poi abbiamo fatto, cioè ha impiattato il mio ragazzo e abbiamo fatto il piatto di insalata praticamente con le olive e la mozzarella e i pomodori, e poi dolcino il tartufino, quello già confezionato sia nero che bianco. Cena da 10, vino, infatti mio babbo si è quasi scolato una bottiglia praticamente. Ah, poi vi volevo far vedere anche una cosa, non so se l'avevo già fatta vedere. Praticamente questo profumo qua, che c'ha i bastoncini, non so,
Sì, tutti, eh. Fiore di loto, gelso e gelsomino. Praticamente è un diffusore di profumo che mi ci aveva regalato mio fratello e mia cognata. E in più ci hanno regalato anche, se riesco a prenderlo, se lo faccio vedere. Niente, praticamente era, vi faccio vedere quello che c'è un bagno direttamente, almeno così capite meglio. Praticamente ci hanno regalato il portasaponette, questo qui e questo, gialli, avendo il lavandino bordeaux. Almeno prima potevano chiedermi. Non so che cosa sia passato comunque. Poi, almeno prima potevano chiedermi di che colore avevo il bagno, almeno così magari lo prendevano in panna con il bagno. Però va bene lo stesso. È andato online anche il nuovo vlog. Sì, il nuovo vlog è andato online. Comunque un'oretta e la lavatrice ha finito. Stasera andiamo a mangiare la pizza con i miei genitori. Comunque non lo so se mio ragazzo viene, perché domani fa la mattina. Comunque adesso vediamo un attimino se vuole venire. Bene, se non vuole venire vado solo io. Comunque adesso vediamo. Ora poi domani, ormai domani a questo punto, monto anche l'altro vlog e il video haul. E questo vlog, chiaramente, perché questo qui è quello di oggi, quindi tecnicamente dovrebbe uscire domani, cioè che per voi quando voi vedete questo video sarebbe già lunedì, però devo far uscire anche l'altro video, non lo so. Comunque questo qui esce domani, cioè lunedì, che per voi è lunedì. Fatemi sapere poi se volete vedere prima l'altro vlog o il video haul. Tanto il vlog è già montato, il video haul lo monto domani, quindi fatemi sapere appunto se volete prima quello o quell'altro, così ve lo faccio. Poi lasciatemi sotto all'ultima foto tante domande su Instagram, scusate, tante domande anche imbarazzanti, banali, non so, tutto, insomma, quello che volete, io vi faccio un ask, così rispondo alle vostre domande, perché mi piace comunque parlare di me, mi piace farmi conoscere dalle persone, interagire, fare nuove amicizie, è una cosa che mi è sempre piaciuta, fin da bambina, sempre. Infatti quando ero piccola, anche andavo al mare con i miei genitori, io facevo quasi sempre amicizia con i bambini sulla spiaggia, bambini, bambine, quel che era. Ero espansiva, molto sociale, sempre allegra, attiva. Ora mi sono una pigra assurda, però sono comunque socievole, ma senso, dipende. Con chi? A volte sono timida e a volte no. Dipende anche un po' con chi lo sono. Dipende soprattutto con chi ho davanti. Se si tratta delle fidanzate dei miei colleghi, dei colleghi del mio ragazzo, allora no, sono abbastanza socievole. Però se si tratta delle mogli dei miei colleghi, no, sono parecchio timida, riservata. Non so perché, una cosa che ho sempre avuto fin da bambina, ecco, da bambina, che poi ero già grandicella alla fine, non è che ero tanto piccola, da quando ho iniziato a lavorare, ma non al McDonald's, ma prima. L'altra sera, praticamente tornando dal lavoro, era giovedì se non mi sbaglio, ho fatto chiusura, ho fatto le una, appunto, nella strada praticamente io passo da una stradina tutta in salita stretta per venire qui a casa perché è più corta,
E appunto stavo venendo giù, io andavo, stavo venendo verso casa e in giù venivano un gruppettino di ragazzini, motorino, e praticamente ero all'inizio della salita, quindi comunque andavo piano perché comunque io ho la 500, quindi non è che vada tantissimo forte in salita. Per fortuna andavo piano e in giù è venuto, sono un hater, erano quattro ragazzi, di cui una in una motocross, che dietro aveva anche la fidanzata, presumo sia stata perché era una ragazza, e aveva il faro spento. E poi quella strada lì è talmente buia che non vedi niente. Per fortuna andavo piano, perché se andavo un po' più veloce li prendevo in pieno. Infatti le finestre non gli ho urlato, ma il faro, non, poi non so se l'abbia acceso, io spero di sì, perché se no veramente, cioè, da morirci proprio. Io boh, veramente, sti ragazzini d'oggi. Adesso sto mandando anche un messaggio su WhatsApp a Marco, il mio ragazzo, almeno così sapete anche voi chi è. Cioè, penso che comunque già avevate capito che era, come si chiamava. Comunque adesso glielo scrivo. Non so se avevate già visto questo video in collaborazione con Nico. Se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere, perché è una bomba assurda. Poi c'è anche il video, il posto di lavoro sempre con Nico, cioè con Spinelli praticamente, tutti e due. Andate a vederli tutti e due, poi c'è anche un video sul suo canale. Fatemi sapere poi se vi sono piaciuti, così me ne facciamo anche altri. Ok, alla lavatrice manca ancora una cinquantina di minuti più o meno, controllate adesso. Nonostante ieri sera è venuto giù il mondo, comunque fa freschino. Appunto, infatti, per fortuna ieri sera io sono uscita ero così praticamente in canottiera. Ieri pomeriggio poi sono andata a lavoro, appunto, sono uscita, veniva giù il mondo e faceva freddo, e per fortuna in macchina, infatti avevo il golf, infatti mi da ricordare anche di prenderlo, perché sennò poi io lo lascio qui, uno lo tengo sempre in macchina, ovviamente questo qui in bordo di Adidas Zenith, mi sembra che me l'avevano regalato o l'ho comprato io, non mi ricordo, insomma. Comunque, lo tengo sempre in macchina perché almeno così vado sul sicuro. Infatti, siccome andiamo a mangiare la pizza stasera, non so se già prendere il bottino di pelle, così me lo porto direttamente in macchina, oltre al golf, almeno già ce l'ho, oppure tanto comunque devo tornare a casa per prendere il mio ragazzo e poi andare in giù. Però penso che già prenderò anche il giubbottino di pelle, almeno così vado proprio sul sicuro. Comunque adesso vediamo un attimino. Vediamo un attimo. Ok, allora ci tenevo a dire questa cosa. Grazie a Chiara Facchetti, praticamente ho scoperto questa applicazione qui che si chiama, scusate, Snaps. Praticamente funziona così. Potete, cioè vi create il vostro profilo, in poche parole, in questo caso. Infatti, se volete seguirmi, vi lascio il link giù nell'info box poi con il nickname, almeno così mi seguite anche lì. Praticamente potete andare a cioè si può sbirciare le cartelle che ognuno di noi ha creato. In questo caso, allora, se io volessi andare a sbirciare quella di Chiara, praticamente andrei qui, poi vado qui e scrivo Chia, eccola qua, Facchetti. E qui praticamente lei ha messo tutte le palette,
gli smalti, nel frattempo mi è arrivato il messaggio, smalti, borse e rossetti. In questo caso come ho fatto io, ho messo borse, palette, cioè due palette di quelle che ho, poi ne ho anche altre, però ho messo solo due, tanto vabbè. Smalti, rossetti, per ora basta perché tanto non è che abbia tante cose. Se mi volete seguire anche qui mi chiamo, non metto a fuoco, vabbè, Dolce Chicca comunque, come su YouTube. Se volete appunto creare una cartella fate più, poi fate new self, date il nome della cartella. Perché ora io metto nome un po' così a caso, guardo tu, ad esempio, ora non ci fate caso al nome, io l'ho messo un po' così a caso, voi fate Don, appunto qui vi appare da questa qui che sarebbe la cartella, fate più, ok, nel frattempo c'è il mio piede, va bene, fotografo quello per ora, scattiamo la foto, poi se voglia, poi facciamo, diciamo, la freccettina, diamo il nome della foto, quella che vogliamo, e poi facciamo Don, questo qua, Don. Ora io non la metto perché tanto era solo per farvelo vedere. Ok, ancora un 20-25 minuti, ancora la lavatrice. E poi la tendo e poi vado al lavoro, anche se 20 minuti dovrei andare via adesso. Tecnicamente io di solito vado via adesso, quindi facendo tutti i miei conti a quest'ora doveva aver già finito, però regola no, però vabbè. Ok, ancora 15 minuti. E la lavatrice ha finito, sì, lo so, ho fatto una testa così con questa lavatrice, però comunque nel frattempo mi metto scarpe, calzini scarpe, così, e appena ho finito attendo e poi scappo al lavoro. L'altro giorno sono stata anche da Volab, se non mi sbaglio, si pronuncia così, correggetemi se mi sbaglio. Comunque, a provare le scarpe Stasmit, Superstar e Vans, perché voglio comprarle tutte e tre, però le compro su internet perché costano meno. Intanto le ho già provate, sia delle Stasmit che delle Superstar, le 38, mentre delle Vans, stranamente, il 38 e mezzo, eppure io ho il 38, ma anche delle Converse il 38 e mezzo. Se non mi sbaglio c'è anche il mezzo numero, non mi ricordo comunque. Nelle Vans comunque 38 e mezzo, infatti la cosa è molto strana perché io di solito 38 e mezzo non lo prendo quasi mai, a parte per, appunto, per le scarpe da ginnastica, ma anche per le Birkenstock, le ciabatte, devo prendere i 37. Come le ballerine, il 37 è pure una cosa stranissima, però di quelle lì ho il 37 di piede. Non so perché, però non ne ho completamente idea. Boh, vabbè. Comunque, ora appena riscuoto non so quale prendo, però un paio le prendo, poi vediamo. Molto probabilmente quelle che costano meno in negozio vado a comprarle direttamente in negozio. Quelle che costano di più le compro su internet. Comunque adesso vediamo un attimino perché. Anche perché ho diverse scarpe da ginnastica da buttare via, tipo tra cui le Saucony perché sono comunque finite nelle barbe, poi devo buttare via le Converse perché sono sciupate, anche se le Saucony comunque non è che siano proprio sciupatissime, però comunque non ne possono più. Sono macchiate anche di vernice quando abbiamo rimancato casa. E quella lì non mi va assolutamente via. Comunque adesso vado a controllare se la lavatrice ha finito. Non penso abbia finito, però comunque almeno così poi lo posso tendere e andare.
Infatti, come immaginavo, ancora non ha finito. 9 minuti poi ha finito. Comunque, la mia lavatrice è veramente una bomba perché quando finisce fa tutta la musichina abbastanza lunga e poi si spenge da sola. Cioè, è veramente come qua, una bomba. Anche quando l'accendi. Veramente fa la musichina, poi vabbè, la carichi, poi la programmi, la fai partire e fa lo scattino quando si chiude e poi la parte. Poi appunto quando finisce fa tutta la musichina lunga, la cantilena, tipo Ninna Nanna praticamente, e poi si spenge da sola. È veramente una lavatrice da 10. Comunque la mia lavatrice si può anche programmare, cioè io la posso caricare. La carico, ci metto detersivo e tutto, e poi la posso mandare anche con l'applicazione del telefono, però non l'ho neanche scaricata perché tanto, non è, pensandoci non ne vale neanche la pena, perché tanto una volta che comunque la carico poi la programmo subito e poi gli do la via col telefono, quindi gli posso dare direttamente la via a mano, senza stare col telefono comunque. Boh, comunque adesso vediamo un attimino, anche perché tanto se volessi mi devo ancora leggere le istruzioni che da quando ce l'ho ancora non le ho neanche lette, però volevo aspettare di avere il mio ragazzo qui a casa appunto. Ah, comunque prima, quando ho registrato il video haul, mi sono dimenticata di dire una cosa. Praticamente ho fatto vedere questo vaso che abbiamo comprato da casa praticamente e dentro ci mettiamo appunto i fiori, quindi dentro con gli stecchini quelli colorati e andiamo a vedere domani da Obi, domani pomeriggio, tanto io ho il giorno libero al lavoro, non lavoro, e andiamo a vedere se lì troviamo qualcosa perché da cinesi non è. Tanto alla fine o cinesi o Ikea o Obi sono gli stessi, comunque sia, costano meno dai cinesi. Adesso andiamo a vedere anche da Obi e da Ikea, così chiamano un po'. Adesso andiamo da Obi, quanto vengono e poi valutiamo un po' come fa. Ok, sto andando al lavoro, ho preso la lavatrice, ho preso anche il giubbotto di pelle, poi alla fine sono proprio 12:30, tra mezz'ora entro a lavorare e non so proprio come fare. Ok, sono appena arrivata a casa, adesso mi vado a rinfrescare con le sistemazioni e poi andiamo a mangiare la pizza poi con i miei genitori. Quindi io vi saluto già adesso perché tanto poi sicuramente dopo non riuscirò più a vloggare perché sia i miei genitori non sanno che ho un canale YouTube, mentre il mio ragazzo sì, però mi vergogno un po' davanti a lui a vloggare, quindi io vi mando un bacio. Come al solito seguitemi sui social, tutti i link sono nell'info box, ormai non ve lo ripeto più tanto, ormai lo sapete. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!